Siamo in diretta dal campo comunale di Malé, paese alle porte di Di Maro, dove si sta disputando l'importante incontro di calcio fra fra la compagine dei giornalisti contro lo staff tecnico del Napoli. Partita è in esclusiva di Napoli News Magazine e TLA Napoli canale 93 ed Europa TV, altra TV. Siamo le uniche due testate che hanno avuto l'autorizzazione alle riprese. Abbiamo sentito prima i nostri microfoni il dottor De Nicola, difficile fare una telecronaca vera e propria perché non c'è stata data dall'organizzazione la lista dei calciatori in campo. Panchina corta per i giornalisti, giusto 11 con una sola riserva, probabilmente dovrò sacrificare anche io, non sto scherzando, perché Antonio mi ha detto preparati che il primo che scoppia entri, spero non scoppi nessuno perché io sotto a questo sole sono già scoppiato letteralmente. Ecco una discesa sulla fascia, nessun pericolo per la porta dei giornalisti. Ah, questo è fallo. Chiedo in regia. Punizione da una posizione molto pericolosa. È previsto recupero voi che siete alla regia? Forse calci di rigore, vedremo. Quindi, è previsto recupero, almeno un minuto lo diamo. I rigoristi, Corrado e Casale. No, Antonio è prepotente, vuole batterlo lui a tutti i costi, vuole metterci la firma Antonio Corrado a tutti i costi, se ne è mangiati due, speriamo che questo qua perlomeno vada in zona rete. Manca poco. Due minuti. Cioè, non possiamo inquadrare. Però inquadriamo bene il calcio di punizione. Ci sono Marcolin, Giulianelli, Casale. Ma chi ti dà? Questa è una tattica. Speriamo che non si scontrano fra di loro e lascino la palla a terra. Vediamo Pasquale Casale. Pasquale Casale fortissimo. Marcolin tira. Ah! Porca loca! Finisce qui. Finita. Il triplice fischio sentenzia la fine di questa orribile prestazione a tratti pietosa. Salutandovi, fra poco ci collegheremo dallo stadio, quello vero, di Di Maro per la presentazione della maglia. A più tardi.